Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance. Proseguiamo il nostro percorso di insegnamento della salsa portoricana con la terza base, che è la base alternata o più tecnicamente base mambo. Passo la parola alla mia maestra, che è anche la mia signora. E un'altra volta, ok. Ripetiamo sempre stesse cose che abbiamo detto le altre volte. Donna, mi raccomando, parte col piede destro, l'uomo col piede sinistro. Qui cominciamo a complicare un pochino le cose. Spiego i primi tre passi della donna. L'uomo in questo momento sta fermo. Quindi per quello che riguarda la donna, partenza di destro, per cui andrà col piede destro indietro. Uno, piccoli passi, mi raccomando, non passi da gigante, non servono assolutamente niente, solo a fare della gran fatica. Al tempo 2 lo battiamo il piede sinistro sul posto e al tempo 3 andiamo a chiudere o leggermente il piede destro un pochino più avanti. Quindi per i primi tre passi, per quello che riguarda la donna, saranno 1, 2, 3, caricando sempre bene il peso sul piede che abbiamo spostato. Attenzione, perché qui cominciamo a cambiare. L'uomo, nello stesso tempo, partendo con il piede sinistro, però lui invece di andare indietro andrà in avanti, quindi per l'uomo sarà avanti 1, sul posto al tempo 2 e al 3 andrà a chiudere. Quindi nella sequenza sarà 1, 2, 3. Proviamo a ripetere insieme i primi tre passi, quindi uomo e donna. Insieme andiamo, diventa 1, 2, 3. Perfetto, andiamo a vedere gli ultimi tre passi che andranno a chiudere la base mambo. Sempre partendo dalla donna, partendo al tempo 5 col piede sinistro, la donna andrà avanti, quindi avanti, sul posto e andrà a chiudere. Diventerà 5, 6, 7. L'uomo, che invece partirà di destro negli ultimi tre passi, andrà a sua volta indietro e quindi farà 5 sul posto, chiude. Contiamo, diventerà l'uomo 5, 6, 7. Andiamo a eseguire insieme gli ultimi tre passi della base mambo, quindi donna di sinistro e uomo di destro, diventeranno 5, 6, 7. Andiamo a unire tre passi indietro, tre passi avanti. Insieme sarà 1, 2, 3, 5, 6, 7. Adesso lo faremo vedere sempre girandovi, ahimè, la schiena, in modo che per voi sia più facile. Quindi contando diventa 1, 2, 3, 5, 6, 7. Direi che anche questa lezione è andata, direi benissimo. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.